La notte tra sabato e domenica 1 agosto, la regione Lazio ha subito un attacco hacker che ha messo KO tutto il sistema sanitario, compreso il sistema di prenotazione per le vaccinazioni. Qualche giorno dopo l'attacco è stato rivelato che è un attacco ransomware. Cosa sono gli attacchi ransomware? E soprattutto come ci si può difendere da questi attacchi? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi non parleremo di fisica, ma parleremo di informatica e ci occuperemo dei ransomware. I ransomware sono dei particolari malware che colpiscono un sistema, che possa essere un sistema ampio come quello della Regione Lazio o un semplice PC di casa. Un ransomware attacca un PC e rende inaccessibili tutti i file, criptando ogni singolo file con una chiave che solo l'hacker conosce. Qual è lo scopo? Solitamente lo scopo non è quello di cancellare i dati, ma è quello di estorcere denaro. E infatti ransom in inglese significa riscatto. Quando un PC viene colpito da ransomware, l'unica schermata a cui potrete accedere è una che vi dice che il vostro PC è bloccato e che l'unico modo per sbloccarlo è pagare il riscatto. E ci sono tutte le istruzioni per pagarlo. Ovviamente non vi danno un IBAN, ma vi diranno di pagare in criptovalute, Bitcoin solitamente. Gli attacchi ransomware sono molto 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 diffusi. Sono tra i più diffusi al mondo in questo momento, perché sono quelli tra i più redditizi. Perché molto spesso le persone ci cascano, pagano e ovviamente non sono criminali d'onore, quindi non è nemmeno detto che pagando il riscatto si possano riavere i propri dati. Cosa fa questo ransomware? Una volta attaccato il vostro PC, cripta ogni singolo file con una chiave. Il problema è che anche se voleste provare a sbloccare ogni singolo file, potreste impiegarci anni, ma anche migliaia di anni, perché a volte le chiavi per sbloccare i vostri dati sono anche lunghe 2048 bit. Quindi sono praticamente impossibili da decifrare ed è anche questo uno dei motivi per cui spesso si è pagato per attacchi molto 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 grossi, avvenuti per esempio in America, anche se pagare non è servito a niente in quel caso. Come si fa a prendere un ransomware? C'è qualcuno che ci attacca o siamo anche noi i responsabili dell'attacco? In realtà, solitamente siamo proprio noi i responsabili dell'attacco e anche quello che è successo alla Regione Lazio è, diciamo, colpa di un dipendente. Uno dei metodi più diffusi sono le mail di phishing, che sono email che fungono da esca. Vi invitano a cliccare su dei link che vi portano su siti malevoli, in cui o scaricate a vostra insaputa un ransomware o un malware qualsiasi, questo vale per tutti i tipi di malware, non solo il ransomware. Oppure vi rubano le credenziali, ovvero entrate in questo link, la pagina sembra quella della vostra banca, quella della Regione Lazio o delle Poste Italiane, voi mettete le vostre credenziali, sul sito non succede assolutamente nulla, ma gli hacker invece hanno preso i vostri dati e possono navigare con la vostra identità. Questo ha due scopi, uno è quello di rubarvi per esempio i soldi dalla banca o dalle poste. Ma un altro è rubare la vostra identità, che potrebbe avere molto più valore del vostro conto in banca, come per esempio nel caso della Regione Lazio. Probabilmente un dipendente ha abboccato ad una mail di phishing e gli hacker hanno rubato le credenziali per accedere al sito della Regione Lazio. Spacciandosi per il dipendente, sono riusciti ad entrare nel sistema della Regione Lazio, hanno fatto breccia con malware, altri trojan. E infine hanno scaricato il ransomware che ha bloccato tutto. Un altro modo che adoperano gli hacker, i criminali informatici, è quello di mandarvi mail che sembrano inviate da vostri amici, vostri colleghi. Hanno mail che assomigliano moltissimo a quelle di vostri amici e colleghi, e in realtà sono loro che mi inviano file. Che tipo di file? Esattamente .exe, .zip. Voi li scaricate perché pensate che siano da vostri colleghi o amici e invece è un ransomware o un qualsiasi altro malware. Esistono tantissimi modi per scaricare questi malware, ma alla fine siamo sempre noi a scaricarli.
loro sono solo molto furbi nelle tecniche. Come si evita scaricare malware? Prima di tutto, se ricevete mail dalla banca, dalle poste o da qualsiasi altro ente, verificate che sia effettivamente quell'ente, guardando bene l'indirizzo email che vi ha inviato la mail, leggendo bene il testo, perché spesso ci sono errori grammaticali, errori di logica, perché spesso non sono italiani quelli che ve le mandano, anche se su questo stanno migliorando tanto. Vi invitano a cliccare urgentemente, vi danno una sorta di necessità di cliccare su quel link o di scaricare quel file, che solitamente la banca non fa, o le poste o qualsiasi altro ente. Dopo aver controllato tutto questo, non cliccate sul link, andate sulla pagina che voi conoscete della banca, delle poste, dell'ente, e accedete con le vostre credenziali, ma dal sito, diciamo, solito da cui accedete, in modo tale che se è veramente quella della banca, voi avrete dei problemi o ci sarà qualche avviso lì. Un modo per scoprire se quello è un link affidabile o meno, potete passare sopra con il mouse se siete da computer e guardare l'indirizzo completo a cui vi fa accedere, senza però cliccare. Grazie all'anteprima potete capire se effettivamente la banca è un altro tipo di sito che assomiglierà alla vostra banca o Poste Italiane, quel che sia. Se vi arrivano email con zip da scaricare, exe da scaricare, fate attenzione a chi ve le sta mandando, se è effettivamente un vostro amico, collega, o se è qualcuno che vuole somigliare al vostro amico o collega. Quindi fate più attenzione quando leggete le mail. Sembrano consigli banali, ma probabilmente da una cosa del genere è nato l'attacco ransomware alla Regione Lazio. Questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.